La giornata internazionale dell'Olocausto per ricordare le vittime della Shoah è stata commemorata a Toronto con una cerimonia dedicata a Primo Levi, lo scrittore ebreo-italiano che visse sulla sua pelle gli orrori del nazismo ad Auschwitz. Al memoriale organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura e dal Consolato Generale d'Italia a Toronto, l'attore Michael Miranda ha letto brani del libro di Primo Levi, Se questo è un uomo, classico della letteratura mondiale con il quale Primo Levi documenta le terribili esperienze nel campo di sterminio nazista di Auschwitz. They see us as reduced to ignoble slavery, without hair, without honor, and without names, beaten every day, more abject every day. And they never see in our eyes a light of rebellion, or of peace, or of faith. They know us as thieves and untrustworthy, muddy, ragged, and starving. And mistaking the effect for the cause, they judge us worthy of our abasement. It seems like every day the kitchen chimney smokes as usual. The distribution of the soup is already beginning. But then the bell is heard, and at that moment, we realize that we have arrived. Because this bell always sounds at dawn, when it means the reveille. But if it sounds during the day, it means Blocksperre, enclosure in huts. And this happens when there is a selection to prevent anyone avoiding it, or when those selected leave for the gas, to prevent anyone seeing them leave. Memory is a curious instrument. Ever since I have been in the camp, two lines written by a friend of mine a long time ago have been running through my mind. Until one day, there will be no more sense in saying, tomorrow. Era importante trovare una connessione italiana con la vicenda dell'Olocausto della Shoah. Primo Levi è una figura fondamentale. È lui che ha testimoniato attraverso i suoi libri, attraverso soprattutto Se questo è un uomo, il libro che abbiamo letto questa sera, la tragedia che è avvenuta in Europa, a casa nostra fondamentalmente. Ed è lui che ci ha permesso di guardare questa tragedia, di ricordare questa tragedia, ma anche che ci ha dato questa ambasciata, questa necessità di trasmettere al futuro, di portare un messaggio di forza, di speranza e non dimenticare, soprattutto. È una serata molto importante, una serata in cui ricordiamo la tragedia dell'Olocausto e ci teniamo molto. Con l'Istituto di Cultura dell'anno scorso abbiamo avviato questa tradizione per ricordare per noi e per i nostri figli, perché è un momento veramente triste della storia, un momento nero, un momento in cui l'Italia anche è stata divisa e crediamo che sia importante comunicarla agli amici canadesi e insieme riflettere con la comunità ebraica su quello che è successo e su come può non succedere più, che è poi l'elemento più importante, perché bisogna guardare al futuro con speranza, come si chiude il libro di Primo Levi, Se questo è un uomo.